San Siro, Milano, stadio mitico per il match di oggi. Un saluto da parte mia e di Lele Adani. Se volete sapere come andrà a finire, rimanete con noi. Ci sono grandi aspettative su questo match, vedremo se saranno ben riposte. Mi aspetto un match dagli altissimi contenuti tecnici e agonistici. Il calcio è la nostra passione, il calcio è della gente, di tutte le milioni di persone sparse nel mondo. Permettimi di rivolgere loro un saluto e un ideale abbraccio. Fuori, sarà fallo laterale. E colpisce la traversa. Poteva e doveva fare decisamente meglio, invece qui non mi è piaciuto. Perde palla. Vediamo che decisione prende l'arbitro. Conclusione che non crea problemi al portiere. Grande contrasto qui. Fischia l'arbitro sulla segnalazione dell'assistente. Tentativo di rimettersi in gioco che non è andato a buon fine. Anticipato troppo il passaggio, Pier. Peters porta via la palla con un ottimo tackle. Palla che finisce fuori. Riesce a tenerla in gioco. Pallone regalato. Allontana il pallone. Sventa qui la minaccia. Ottimo il pressing qui, recupera un gran pallone nella metà campo avversaria. Difesa che deve fare attenzione qui. Pallone respinto. Non la tiene. Si oppone al traversone. Palla in palo laterale. Prova in porta. Conclusione controllata dall'estremo difensore. Grimm. Mette palla in profondità per il compagno. Palla interessante, profonda, ma c'è la posizione di fuorigioco. Non ha letto bene l'azione, Pier. Dai il tempo di fare la giocata giusta. Temporeggia invece di scappare subito in avanti. Passaggio da dimenticare, palla alla squadra avversaria. Partita che non decolla, poche le occasioni da rete da una parte e dall'altra, Le due squadre si stanno studiando, Pier. Il dato sul possesso palla è eloquente. Nessuna delle due formazioni vuole fare la prima mossa. Vedremo se con il passare dei minuti si apriranno più spazi. Continuano a cercare spazi, vogliono trovare il varco giusto per prendere l'infilata agli avversari. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Peters. Cambiano bene il pallone. Tiro respinto. Brutto passaggio e pallone regalato. L'arbitro ha concesso un solo minuto di recupero. A San Siro arriva il fischio che chiude la prima parte del match con le squadre che vanno a...
È tutto pronto a San Siro per il calcio d'inizio del secondo tempo. Va fuori l'avversario con un numero. Riconquistano il possesso grazie all'efficace lavoro della difesa. Grimm. Buono l'anticipo del difensore. Sarà fallo laterale. Che grande intervento. Attenzione qui a non perdere palla. Ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Ramos. Avanzano nella tre quarti avversaria. La difesa recupera il pallone interrompendo l'attacco. La allontana, ma non è finita. Si rimane come prima. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Arriva il fischio dell'arbitro che segna la punizione. Invitano i signori tifosi a non gettare il biglietto. Al termine della partita verrà estratto un fortunato vincitore che si porterà a casa la maglia autografata del proprio giocatore preferito. Ha sbagliato completamente il passaggio. L'arbitro dice che si può giocare in arma del vantaggio. Guadagna campo. Efficace la copertura della difesa che si salva. Avanza la caccia di spazi. Attenzione, pericolo. Fuori gioco, evidente anche a occhio nudo. Recuperano palla. Grande giocata, l'applausi. Pallone perso questo, possesso regalato. Non si accontentano del pari, vogliono vincerla. Conclusione violenta, ma decisamente troppo alta. Palla spazzata via. Intercetta bene il passaggio. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Risultato ancora in bilico. Un gol e cambierebbe tutto. Entrambe le tifoserie sperano ovviamente di poter festeggiare al triplice fischio e non si stanno certo risparmiando per sostenere la propria squadra. Buon tackle, ha concesso la touche, la rimessa con le mani. Va con il possesso palla. Così può bastare, dice l'arbitro. Si va dunque ai supplementari.
Inizia dunque il primo supplementare, squadre stanche ma ovviamente vogliose di portare a casa il match. Può venire avanti. Occasione della bandierina per passare in vantaggio. Corner in area. Altro tiro dalla bandierina. La mette fuori. Palla ancora in calcio d'angolo. Azione che sfuma. Passaggio così così, questo. Accompagnano l'azione. Azione che sfuma e minaccia sventata. Buon movimento di squadra. Palla lunga sul secondo palo. Eccolo il primo gol che può indirizzare il match dalla loro parte. Squadre che sembravano quasi accontentarsi del risultato di 0-0. Palla lunga sul secondo palo. Ecco il primo gol che può indirizzare il match. Gara in notturna sotto un bel cielo sereno da seguire in diretta sulle frequenze di EA Sports. Un saluto da Piero Gipardo e ovviamente Daniele Dani. Incontro che promette di regalare spettacolo. Gara che dovrebbe essere garanzia di gol e spettacolo, è quello che ci aspettiamo tutti. C'è tensione nell'aria e non oso immaginare come sia la situazione in campo, Pier. Di sicuro, però, stiamo per assistere a una partita entusiasmante e ricca di emozioni. Da non perdere! Occhio al pallone filtrante. Ottimo intervento. Occhio qui. Palla recuperata, attenzione.
Palla schizza via dopo il contrasto. Grande parata, che riflesso. Va direttamente in area. Spazza via il pallone. A metri per avanzare. Respinge il cross. C'è stata deviazione, è corner. Calcio d'angolo corto. Riconquista palla con il tackle. Prova un pallone lungo. Prova la botta. Nessun problema per il portiere qui. Palla che termina oltre la linea di fondo. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Tiro tutt'altro che insidioso questo, parato facilmente dal portiere. Anticipa tutti su questo cross e spazza. Non riescono a tenerla. Ha spazio per andare. Si ferma l'azione, nessun dubbio, per il guardaline è fuori gioco. Peters. C'è un'ottima rete di passaggi. La mette lunga sul palo lontano. Grande scelta di tempo, conquista la palla. Cerca la porta. Conclusione ribattuta. Gestiscono male questo possesso. Può liberarsi del pallone. Entra sulla palla, esaurisce l'azione avversaria. Arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Spazio all'Inter. Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. Ci sono metri per andare. Dobbiamo rimangiarci tutto. Azione che sfuma. Lancio con i giri giusti. Tutto fermo, c'è offside, è peccato perché era una buona iniziativa. Palla data bene sulla corsa, ha sbagliato il movimento scattando troppo in anticipo e finendo in fuorigioco. Voleva allargare il gioco ma il pallone è troppo lungo e dunque in out. Hanno perso questo pallone. Sfugge qui al difensore. Conclusione ribattuta. Chance dalla bandierina per spezzare la situazione all'equilibrio.
recuperato il pallone senza fallo. Hanno messo pressione agli avversari, hanno recuperato il pallone. Palla in out, ci sarà la touche, la rimessa laterale. Lancio prevedibile, perde il pallone. La gioca profonda verso l'attaccante. E c'è il gol, un capolavoro questo. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. È stato fermato dal difensore. Lo lascia sul posto qui. Buona qui la lettura del difensore. Possibilità di contropiede. Palla in verticale sull'attaccante. A metri a disposizione. E con questa rete si riportano in parità. Efficace qui il lancio profondo a scavalcare il difensore, possiamo apprezzarlo meglio con queste immagini. Ha eluso bene il pressing, eh? E poi l'ha piazzata alle spalle del portiere. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Cerca e trova il compagno. Ha calciato al volo, non è entrata davvero di poco. Ha impattato la palla alla perfezione e ci è mancato poco che non trovasse lo specchio. Perde palla. Vogliono vincerla, finale che si preannuncia incandescente. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Occhio alle torri che si porta in area per sfruttare questo calcio d'angolo e trovare il vantaggio. Decisivo l'intervento del portiere che salva porta il risultato. Visto quanto manca ancora da giocare, se avessero preso gol, probabilmente la partita sarebbe finita qui, Pierre. Colpo di testa disinnescato senza problemi dal portiere. Conclusione debole, nemmeno tanto angolata. Difficile che potesse entrare. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Da lì può far male. La respinta, ma non è finita. Pressing efficace, attenzione, tre quarti avversaria. Salgono gli difensori per sfruttare questo corner, può essere l'occasione giusta per il vantaggio. Deviazione aerea e super riflesso del portiere. Hanno un'altra chance da calcio d'angolo. L'aveva impattata bene di testa, palla di poco alto. Finisce in parità.
Si parte con il primo tempo supplementare, ovviamente con lo spettro dei rigori. Tackle robusto. Grande intervento difensivo. Peters. Tenta la verticalizzazione, buona idea. Gran palla in profondità, vediamo se ne approfitta. Super qui il portiere. Sicuro qui l'intervento del portiere. Non riescono a tenerlo. Occhio al tiro. Tiro rimpallato. Primo tempo supplementare che va in archivio, ancora in parità. Secondo tempo supplementare che ha avuto inizio altri 15 minuti. Abe. Prova da lontano. Ha tirato da casa sua e per poco lo trova. Un gol pazzesco. Gli hanno concesso spazio per calciare. Non è che si è fatto pregare, eh? Occhio alla palla gol. Ma che gol ha fatto! Non ci ha pensato due volte, ha fulminato alla grande il portiere. Palla in verticale sull'attaccante. Ha metri a disposizione. E con questa rete si riportano in parità. Occhio alla palla gol. Ma che gol ha fatto! Non ci ha pensato due volte, ha fulminato alla grande il portiere.